Tri, 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 sette femmine utari, utari è troppo poco, sette femmine ubircop è troppo luce, sette femmine una luce, è la luce, iedde neddu, sette femmine poco teddu, ietta niente, sette femmine più serpente. Serpente muzzicarolo, sette femmine pulenzolo, ieddilino, sette femmine puparrino di giamissa, sette femmine papatessa, frilo, verficio, insegna, zunicola, ientallorto, pesce, pare, nufino. Ma ce venne di pisciare, fece un lago quanto un mare. Ammia. Ammia. Ammia, me ne fotte una nicchia. Io ho chiuso, signor giudice. 416 bis. Ho chiuso tutto. Porte, finestre, portone, e non le riaprirò mai più. Mia, me la fotte la minchia, né di che tocca si dice, né di che tocca succede. Non me ne fotte una minchia di quello stronzo del caimano, e neppure della sua mediocrazia. Signor giudice, 416 bis. Io che apriva a tutti, adesso chiudo. Chiudo perché mi hanno rubato tutto, pure l'anima mi hanno rubato. Ma non ho paura di morire, perché sono già morta. A me non me ne fotte la minchia se se ne vanno tutte a puttane. Ma se c'avano tutte le televisioni, le pubblicazioni, le concessioni, le azioni, le abrogazioni, le punizioni o le intenzioni di tutta quanta la nazione unita, a me non me ne fotte una minchia. 416 bis. Basta. Non ne voglio sapere più niente. Perché dovrei ritrattare? Mi vergogno, sì, ma non mi pento. Chiunque avrebbe fatto quello che ho fatto. Era ingenuo. Ma adesso no. Adesso ho capito. E sono forte. A me non me ne fotte una minchia se i politici e gli imprenditori si mangiano i piccioli degli italiani. Ma se l'altro ignorante di Brunotto, Calderotto, Borgonzio, Bonzi e Finzi, sono tutti razzisti, parabutti, parassiti, non me ne fotte una minchia se si credono che ho furbe nuatri. La mia madre cazzo con la testa. Mi chiamo Florida Castucci, ho 47 anni, sposata, vedova, separata, ricongiunta, tre figli, due morti, uno perso al gioco. E non li riavrò mai più. Non me ne fotte una minchia della lista della spesa, né della bolletta di pagare, né del gas, né della macchina, né dei bei vestiti, né della benzina, né della scuola. Non me ne fotte una minchia né degli hobbit, delle pensioni, e manco dei mobili. A me non me ne fotte una minchia. Chissà poi perché sono stata chiamata Florida. Forse per il sogno americano di mio padre. O forse perché loro, i miei genitori, si auguravano avessi una vita florida, ricca, ma mica come la loro. O semplicemente perché mia madre si immaginava già venissi bella corposa, robusta, carnosa. Fotte una minchia se cade il governo e tutto
pianeta messa a rete. Non me ne fotte una minchia né di me, né di te, né di nessuno. Lo capisti, signor 41 bis? Sono qui con l'accusa di ignoranza. Poi mangio bene, ma dormo poco. Allora mi prendo qualche gocciolina. Almeno me ne sto calma. È buona. Sa, quando chiudi, devi imparare a stare calma. Altrimenti ti fanno fuori. Se non ti fai fuori prima da sola. 416 bis. Signor giudice, pentita. E di cosa? Io mi guardo. E se mi alzo in piedi, mi vedo per bene. La Lombardia è colonizzata dalla mafia calabrese. Il Ponte tocca ai nomadi. Il Piemonte è invaso da Lendrine. Estorsione, un affare da 3 miliardi. La Valle d'Aosta è la camera di decompressione di Cosa Nostra. Genova e La Spezia, i porti da dove parte tutto. In Liguria la minaccia arriva da Cosa Nostra e da Lombrangata. Venezia, la mafia sull'acqua. In Emilia Romagna i soldi sporchi delle mafie. Le camorre catalesi conquistano le milizie. La Toscana aggredita dai mafiosi russi e da quelli calabresi. Racket, cinismo e case chiuse. Droghe, appalti, l'Umbria non è più un'isola felice. Prostituzione e immigrazione clandestina. Lo sbarco dei mafiosi nelle Marche. Gli scissionisti lanciano la spina. La marcia su Roma delle mafie italiane e straniere. E i colletti bianchi sfruttano i fondi. Il mercato della droga in Abruzzo. Sul boom del gioco d'azzardo. Droga, appalti in Molise. Gli eredi dell'area grigia. Campania, dove la camorra è un altro stato. 100 clan tra Napoli e dintorni. La Basilicata stretta tra Andranica e Basilischi. Le mafie e gli appalti sulla ricostruzione. E poi la Sacra Coronetta è ancora viva. Quali le guerre tra Pax Macron? Calabria o Andrangheta Landia? La premiata macelleria. In Sardegna, dal sequestro al riciclaggio. Cecilia, cosa nostra. Sacrosanto 41 bis me lo tengo solo in compagnia un cancianente, va, perché io hai a pagare, hai a pagare a nome mio, hai a pagare a nome tuo, ma soprattutto hai a pagare a nome te. E questa è la faccia di giù, fai 40 ladroni da forza, voi come noi sono diventati pure di più sti ladroni. E probabilmente è scomparso pure Giuffà. 41 bis, signor giudice. E purtroppo per fortuna l'hai a pagare. L'hai a pagare a nome dei miei figli. Ma soprattutto l'hai a pagare a nome degli altri. Che camperanno una vita con le mani legate e la testa coperta. Signor giudice, in questa società che non lascia scampo a nessuno, nemmeno alla morte, si parla col culo e si caga con la faccia. Signor giudice, ma perché mi avete dato il 41 bis? Io non ho fatto niente. Thank you.
in un piccolo paesello, di una piccola cittadella, di una piccola regione, sono nata. Mio padre, Nunzio Castruccio, era contadino. Mia madre, Nymphea de Boris, era la sua camera. La casa in affitto, non di proprietà. Le capre non rendono, sa, signor giudice. A 12 anni vendevo sigarette e avevamo fame e in qualche modo bisognava fare. Se non ci pensiamo noi, a noi stessi, e chi ci pensa a noi? E poi con il contrabbando si fa qualche soldo in più. Se sei sveglia, qualcuno ti premia e ti regala pure delle cose. Lavorando tutti i giorni, oppure comprando una macchina da cucire a mia madre. Vede il vestito che indosso? Non è bene, o no? Crescendo ho iniziato a studiare e mi vestivo bene, sa? Le apparenze dalle nostre parti sono importanti. Non si può sembrare dei poveri. Bisogna essere ricchi. 416 bis. Signor giudice, ci vuole silenzio nei processi. Se no, la concentrazione si perde. E si perde pure la strada che vogliamo fare. Nella vita ho anche studiato abbastanza, sa? Per fuggire dalla capra e dalle capre. Loro decidono tutto per me. Decidono tutto loro. Decidono persino che io e la mia gamba ce ne dobbiamo andare ad abitare al mare. Col sole e il sale dicono che staremo proprio bene. E così ho fatto. Sì, da 16 anni ho iniziato a lavorare da attore. Quello dei semi in piazza. Anche se faceva dei traffici strani, Tony era bravo e gentile. Mi pagava e mi trattava bene. Ogni tanto, sa, mi toccava. Ma è un uomo. La moglie era paziente. E mi ha insegnato a fare la pasta con le sarde, la pasta al forno. Lei, signor giudice, l'ha mai mangiata la pasta con le sarde? È buona, dovrebbe provarla. Ci avete fame, signor giudice? Io viva Dio, non ho mai rubato. Io viva Dio, casomai ho ucciso. E ho ucciso me stesso. Troppe volte mi sono ucciso, sa, signor giudice? E in molti modi. E nella mia terra non sono l'unico che lo ha fatto. Mi sono ucciso quando ci permette a sti cazzi mafiosi di essere tali, quando ci permette di trovare un travaglio, quando ci permette di darmi consigli, quando ci permette io di darmi direzioni della vita. Caro giudice, io mi sono ucciso quando ci permette al mondo intero di mangiarsi tutto, di mangiarsi pure l'altro per sti anni. Mi sono ucciso ci permetti all'altro di parlare al posto mio, di darmi i consigli, le direzioni, gli assistenti sociali. Caro giudice, io mi sono ucciso quando ci permetti a da montagne e merda di vendersi tutto, pure a sua madre, e chi sto per quattro picciole. 41 bis, signor giudice. E me lo ricorderò fino alla morte. Per ogni giorno che resterò qua dentro, eretto e fiero di aver fatto quello che ho fatto, senza paura, senza pentimento. Beh, io e Pino ne avevamo morta di fame. E lui entrava al negozio ogni giorno e mi mangiava con gli occhi. E promise
che la pasta con le sante e la pasta al forno, dall'in poi, l'avrei fatta per tutta la famiglia. E così invece. Allora, un giorno mi decisi ad andare via. E così salutai Tony e l'amore. E chiesi pure la liquidazione che mi aspettava. E Tony mi cominciò a fare dei discorsi strani. Mi cominciò a dire che non mi avrebbe più potuto né toccare né guardare. Ma per forza, Tony. Ero promessa sposa di un uomo importante. Ero felice, sa. Fino aveva una gran bella famiglia. E io con la famiglia ci stavo proprio bene. Non dovevo più lavorare. Dovevo solo stare a casa, fare figli, andare a messa. E cucinare per tutti. La pasta con le sarde, la pasta al forno. Poi i cannoli facevo. I babà, le cassate, lo sfincione, gli arancini, le panelle, le sticchiole. Mi impararono pure a fare il pesce. E anche se dovevo stare muta, io ero felice. Quanto mangiano in famiglia, sa? E a tutti danno da mangiare. E sono rimane a bocca asciutta. $416 bis? Signor giudice, adesso non importa. All'inizio sì. Oh, avevo paura. Avevo paura che anche qui sarei stata la loro capra. Ma invece adesso so che la galera mi permetterà di stare lontano. Lontano da tutti. E non ho più bisogno di chiudere le porte. Adesso le porte me le chiudono gli altri. Ma non ho rancore per nessuno. Signor giudice, ma perché mi avete dato il 416 bis? Io non ho fatto niente! Cosa c'era? La verità. La verità non esiste. La verità esiste. E bisogna dirla. Anche a costo della morte. Questo neppure io. E allora, perché lo fai? Perché qualcuno si deve accollare tutto questo. Altrimenti che fine facciamo? Ma non puoi uccidere tutti. E soprattutto, non puoi uccidere loro. Perché la morte mi fanno una virtù e una prepotenza. Ma no? E che dobbiamo fare? Ci dobbiamo rassegnare? Io non credo che dobbiamo stare zitti. Io credo che dobbiamo lottare fino alla morte. Io questo farò. Loro si mangiano tutta la terra. E io ucciderò loro come ho ucciso me stesso. E non tornerò mai indietro. Lo so che sei arrabbiato. Anch'io lo sono. Ricordati però che anche se la nostra terra è bella come un fiore, allo stesso tempo è arida come il deserto. Qua da noi ci sono ancora i baroni. E non puoi lottare da solo. Hai bisogno di tutti. Si aspetta ancora. Sarò sotto la tomba e non ho mai fatto niente di buono. E poi osaccio che caduto va avanti, ma non gancia mai niente. E che fai? Vuoi tradire? Tradire io? Io non ho mai tradito nessuno. Io se devo fare i nomi li faccio, perché io non sono mai stato come loro, anzi, li ho sempre combattuto. Tu lotterai solo con i mulini a vento e sarai disonorato e umiliato come un cane. A me a tutti mi sono morti. E adesso mi sono scocciato. Qualcuno la deve pagare. E inizierò proprio da loro. E poi preferisco morire a combattere tutti i giorni con la coscienza. Grazie. La mattina
c'entra presto la mattina e la cella si illumina. Insomma, te le stavo dicendo, che mi alzavo presto e pregavo, sai, io credo molto. E la casa la tenevo pulita. Avevo sempre ospiti d'onore a pranzo e a cena, pure politici, avvocati, dottori, generali, tutte persone importanti, eppure chi te ne fuori. E si rideva sempre. La mia famiglia era una famiglia felice. Il matrimonio, che giorno, che giorno! Ma c'erano tutti, Le dico, anche i parenti dall'America c'erano. Pensi, e quando le dicevo il mio nome, ero così orgogliosa che riferivo nome e cognome. Florida Castruccio. E ci fu una festa, poi fatti vasati, stringute di mano, perché si volevano bene quelli di casa nostra. Ci proteggeva. E io mi sentivo sicura. Al sicuro. Mi capisce? Prendati. Mia madre, quella capra. Ma secondo lei? Piangeva anche quel giorno. Uccidere il mafioso è un reato. Piangeva mia madre. E allora contenta. Perché stava diventando una signora per bene e tutti ci portavano rispetto. Anzi, le dirò di più. Pure mio padre se ne stava là, felice. E pure anche lui vestito a festa. A nome mio, gli avevano preso due case. E così il greggio della capra era cresciuto. Mio padre si era fatto pure l'ufficio nelle città. Ma secondo lei uccidere un mafioso? Insomma, ne avevo tre o quattro di case, ora non mi ricordo. Però c'è ancora nome mio. Florida Castruccio. Chi lo fa andrebbe premiato. Anche in America ne avevo, signor giudice, ci pensa. Signor giudice, e da là mi arrivavano anche un sacco di pacchi, pure con i camion arrivavano. Ma io non li aprivo mai. E li distribuivo a tutta la famiglia. Uccidere un mafioso non è. Sono generosi quelli di casa nostra. Secondo me non lo è. Si spartiscono compiti. E o no? Anzi, le dirò di più. Perché gente per bene, educata, quelle di casa nostra. E non come voi dello Stato. Senta, signor Giulio, ma secondo lei uccidere mafioso è reato? No, dico, secondo me non lo è, anzi. Chi lo fa andrebbe premiato. Il 41 bis lo dovrebbe dare a molte persone in questa nazione. Anche le fa finta di niente. Come se nessuno sapesse che qua in Italia ci sono paesi dove vige la pena di morte. E no per chi dica sono delinquente, ma per la gente per bene, per quelli che fanno chiarezza, per chi dica si ribella al nostro stato di cose. Ci sono paesi in Italia governati da politici mafiosi, da uomini corrotti che dettano le regole della vita al proprio comodo e torna conto. Ci sono paesi, signor giudice, in Italia, dove la gente per bene vive nel terrore e subisce nel totale silenzio la violenza della malavita e di questo Stato che è complice. Ci sono paesi in Italia dove la gente vive sotto scorta per aver detto quello che in altri paesi è normale dire. Ci sono paesi in Italia, signor giudice, dove l'economia è inquinata dai miliardi sporchi della mafia, dove l'unica legge che conta è chi dà dei coschi e dà lupare. Ci sono cristiani, signor giudice, che continuano a stare al governo nonostante abbiano accuse enormi al loro carico. E nessuno che è riuscito a punirli, nessuno che è riuscito a fargli fare una sola ora di carcere. Dico, ma come si fa a parlare di coscienze pulite quando abbiamo tenuto Andreotti all'interno del governo per mezzo secolo? E ora che Camorino tutti ci ridono, ci fanno le battute, e intanto si è portato i segreti nella tomba. E mai nessuno che è riuscito a cacciarlo. Anzi, si può dire che ha fatto scuola sto signore. Ha fatto scuola ai signori che oggi ci governano. E questi signori l'hanno imparata bene la lezione. Hanno imparato il peggio dell'essere umano e sono persino orgogliosi di quello che sono. Signor giudice, secondo me il 41 bis lo dovrebbe dare a loro, non a me! Pino? Pino, c'era poco. Aveva un sacco da fare e le cose andavano bene.
una volta a Roma, una volta a Milano, una volta in Inghilterra, e pure in Russia se ne andava. Era nulla a fare, e io, la sua donna. Insomma, rimango incinta una, due, tre volte, e tutti i maschi mi sono venuti fuori, sa? E la famiglia orgogliosa mi regalò una casa sul mare, un appartamento nuovo, modesto, pulito. Scendevi l'ultimo scalino. Potevi toccare la sabbia. Chi l'ha fatto? È un nostro parente. Si occupa di fare palazzi. Ed io ci posso andare con i bambini. Solo quando non c'è lui. O il resto della famiglia. Mamma. Vabbè. Avevo imparato a dire poco. Perché avevo capito che le donne, anche quelle studiate e non capite, rimangono però parte del gregge. Per accudirlo, senza far troppe domande. Vestite bene, ma nude. La vostra famiglia è pure permalosa, sa? Se qualcuno si azzarda a farci un torto, finisce a schifo. Ho visto tanta gente morire, ho mangiato dai maiali. Io, donna, dico a loro di essere uomini. Uomini di famiglia, capi di famiglia. Insegno loro il rispetto, l'onore e come diventare dei quacquaraquà. Mi capisce, signor giudice? Lei è sposato, ha dei figli. Senta, signor giudice, a volte mi viene da ridere, va. Qua, ma che fa? Solo perché lei è del nord, no, non dico, non fraintenda, non la voglio offendere. Però, come tutti quelli del nord, andate ad essere immuni dalle mani. Ma lei non lo sa che la Lombardia è in mano all'Andrangheta? Non lo sa che la Toscana è in mano alla Camorra? E non lo sa che le mafie ormai sono ovunque? E non è mica la saletta di un filmetto hollywoodiano. Il fatto è che per distruggere la delinquenza organizzata bisogna distruggere la mentalità che la crea. Bisogna eliminare il disagio sociale, il disagio economico. Bisogna che lo Stato non vada a braccetto con il boss. E bisogna soprattutto che i politici non diventino il boss stesso. Bisogna che questo sistema democratico smetta di schiacciare i deboli e rendere immuni i superpotenti. E bisogna soprattutto che il popolo smetta di essere complice e rassegnato di questo vizio del genere che crea soltanto infamia e corruzione. Signor giudice, i quacquaraquà non sono mica quelli che hanno paura. I quacquaraquà sono quelli che cercano di inginocchiare il prossimo con la propria prepotenza e la propria furbizia. Ma la vita, signor giudice, la vita è troppo breve per essere buttata via così. E se Dio mi ha chiesto di uccidere, io lo uccido. E lo faccio con la massima freddezza. Senza chiedermi né troppi ma, né troppi se. E poi scusi, io questa cosa del 41 bis, mica la capisco. Perché non capisco come una persona come lei possa fare da giudice, nella totale ipocrisia, in un mondo che crede soltanto all'autodistruzione e alla distruzione del prossimo. Conservazione intatta di un'innocenza che non fu mai,
e rendere continuazione della vostra santa religione nella più divota ammirazione cristiana e nell'esercizio dell'evangelica mortificazione diamo beatitudine ai morti, rendendo fragili i vivi con delizia e mitraglia. E perdonaci nella nostra Signore per ricerca della verità, che ti rende gloria e giustizia eterna. Santo popolo Berbera in Cervillo, salvaci tu. Santo Iamonte Condello de Stefano, salvaci Santo tu. Santo Iarino Papalia Marciano, Santo Latella Inerti di Napoli, salvaci Santo tu. Santo Micci Libri Contini, Santo Madrini Inchivernengo, salvaci Rini, tu. Santo Pesci Fazzari, Santo Trovato tu. Savoca Padaiacca, Santo Quaroni Bellocco Lombardi, Santa Arena Forgiane la Manna, Santa Festa Cardelli Morando, Santo Tonanno Albanese Iacolano, Santo Tripoli Barbaro Zappia, Santo Mancuso Cavallo Lopiccolo, Santo Mariano Ricci, salvaci tu, Santo Belforte Mezzalane, Santo Ianni Cento, salvaci tu, Villera Mandala, Santo La Torre Ricciardi, salvaci tu, Santo Maniero, Santo D'Agostino Dalì, Santo Albanti Mazzarella, Santo Visso Alfieri, Santo Bastone di Maggio, Santo Carfuso Picone, salvaci tu, Sulla Rosa, Santo Frisella Gallina, salvaci tu, Messina Giuffre, Santo Rinella Gallina, salvaci tu, Santo Gambino, Santo Loiacono, Santo Brusca, Santo Cinà, Santo Ingarao, Santo Denaro, Santo Sedita, Santo Lopresti, Santa Monica, Santo Schiavone, Santo Romagnana, Santo Reale, Santo Corleone, salvaci tu. Le dicevo, signor Giudice, questi figli si erano fatti proprio grandi. E allora volevo lavorare di più per aiutare la famiglia. E prendono un negozio in centro. Sa un po' a nome mio, si immagina che bello, un negozio di calze e mutande. Ma ve ne fermate? Arrivavano pure dall'America, le mutande, e pure le firme. E Carmine mi diceva sempre che andavano lavate, anche se ancora non le aveva usato nessuno. Allora se le prendeva? E me le riportava dopo una settimana, soprattutto le cose di cotone. Poi lo hanno arrestato con un paio di mutande in mano. Dicono che ci stava la cocaina. Ma come si fa a mettere la cocaina nelle mutande? Vabbè, ma lasciamo perdere. Tanto, colpito sempre più disgraziati. Di solito, aspettavo sempre Pino per chiedere. Ma lui quella sera non arrivava. Nemmeno Angelo, il più grande, non risponde al telefonino. Eppure Salvo, il medico. Nessuno mi risponde. Arriva Giuseppe, il terzo, quello più piccolo. Bello che è il mio più piccolo, sa, signor giudice. Ha molte donne e gli piace scommettere sulla vita. Insomma, salgo in macchina. Ma Giuseppe mio piange. Giuseppe piange. Dice che papà, Salvo e Angelo sono morti ammazzati. Ma io non ci credo, rido. Insomma, a lui piace sempre giocare, scherzare. Porta alla casa al mare, mi dice di prendere tutte le cose, aspettare il parroco e di starmene zitta e di non piangere, perché avrebbero risolto tutto loro, perché i maschi nostri sono uomini d'onore. C'è un porcino in casa. Fogli da tutte le parti, armati aperti, vestiti strappati. Chiamo la famiglia, ma nessuno risponde. Nessuno sa niente. Nessuno parla. Mi portano da mio marito, i miei figli, morti, ammazzati, stramazzati per terra come degli animali. Sono freddi come il marmo. Mio marito, i miei figli. Lei, signor giudice, è sposato! Ha dei figli!
Temi che è diverso da me. Anche lei ci potrebbe cascare, sa? Non è mica un santo lei, e nemmeno a Dio. Le mafie sono potenti. È tutto si vive. Senza paura. Ma lei lo sa su cosa lavorano questi assassini? Quelli lavorano sulle debolezze, sui bisogni anche banali, sull'illusione di noi mortali che aspettiamo ancora la mano divina che ci dia la salvazione. Per quello sono sempre con le croce e crocette in mano, e sono sempre a pregare, e fanno sempre le processioni, e utilizzano qualsiasi mezzo per ottenere quello che vogliono. Cominciano sempre come un gioco, come una casualità, e finisce sempre in tragedia. Finisce sempre schifo. Uè, signor giudice, se lo vuole fare una bella giocata, apriamo uno dei nostri casinò ed è tutto per lei. Guardi che abbiamo dei bei tappeti verdi dalle nostre parti. Uè, signor giudice, se la vuole comprare una casa, ma che ne so, in montagna, al mare, a Sanremo. Uè, signor giudice, lo vuole un albergo, un negozio, una vacanza, una macchina, una pizza, una barca? Io ce la vedo bene, sa, su una di quelle barche lunghe 30 metri, con tutti i comfort, tutti gli optional. Signor giudice, le mancano gli sghei per comprarsi i bei gioielli a sua moglie? Ma non ci sono problemi. Se ne va dal nostro repice di fiducia, e quello l'accontenta. Ci mancherebbe altro, signor giudice. A noi non manca niente. Tiene bisogno di un prestito, di una banca di fiducia, di qualcuno che le copra le spalle, di un lavoro per qualche familiare o per qualche amico, di una guardia del corpo. Lei chiede e noi le diamo. Basta che si tappa un occhio, e se può, se tappa pure l'altro, e meno. Uè, signor giudice, se la vuole fare una bella bevuta, fresca fresca, come si usa dalle nostre parti, ghiaccio e limone. E non faccia il timido, signor giudice, una persona brava come lei merita il meglio da questa vita. Uè, signor giudice, se la vuole aprire una bella agenzia funebre, guardi che con le morte si fanno un buon affare. C'è sempre qualcuno che amore. Anzi, come diceva mio padre, siamo troppi in questa terra. E qualcuno si innaghita. Meglio però che se non va qualcun altro, che a me ne vaio io. E io non me ne vado. Venga qua, signor giudice. Mi dia una bella vasata che concludiamo questo affare. E la metta da parte sta cosa assurda del 41 bis, che tanto non serve a niente. Noi abbiamo mani da tutte le parti ed è tutta una garanzia. Se lei si mette con noi, noi garantiamo per lei. È un affare sicuro, signor giudice. Non se ne pentirà, perché a casa nostra è tutto cosa nostra! Ciccio Tempesta! Ce l'ho! Fino di Ratritto! Ce l'ho! Carmine Squarta Camise! Ce l'ho! Pigli Selvaggio! Ce l'ho! Pumboloni! Ce l'ho! Otappo! Ce l'ho! Il Supremo! Ce l'ho! Strascina Coverte! Ce l'ho! Crocco Mangiamonnezza! Ce l'ho! O professore! Ce l'ho! O Graunar! Ce l'ho! O Vaglione! Ce l'ho! O Scellone! Ce l'ho! E o Tossico! Ce l'ho! O Re dell'Oliva! Ce l'ho! O Re della Bufala!
cristiani! Ciao! Birrittetta! Ciao! Ah, spara tutto pre! Ciao! Malacarne! Ciao! L'impiegato! Ciao! Il presidente! Ciao! E allora, signor giudice, ma che dovevo fare? Ho preso a parlare, non riesco più a smettere. Mi hanno lasciato qui a parlare. Perché per loro? Sono già seppelliti. Sa, sa cosa mi consola, signore? Mi consola solo di avere ancora quella casa e di aver fatto contenta mia madre proprio prima che morisse. Almeno il suo sogno non realizza. Mi sono sistemata, mamma! Povera donna, la mamma mia. T'ho pensato cara. E invece pure tu. Eri solo una principessa scordata da Dio. Mi hai fatto sposare uno meglio di papà per vestirmi per bene. Ecco. Guardatemi tu. Guardi, signor giudice, sono una signora per bene. 416 bis, condannata per sequestro di persona, contrabbando, traffico di stupefacenti, racket e corruzione. Ma perché, signor giudice? Io non ho fatto niente. Da bambina mi hanno insegnato che quelle erano le cose giuste e che solo così avremmo aiutato la nostra gente. Le ricordo... Io vengo da quella terra dove se il popolo muore di fame non c'è lo Stato che gli dà da mangiare. Se il popolo ha sete non c'è lo Stato che gli dà da bere. Se il popolo cerca giustizia non c'è lo Stato che lo soddisfa. Ma ci sono loro. 416 bis. Io, signor giudice, sono innocente. Senta, signor giudice. E a sentire tutte ste castronerie, mi sono stancato. Ma che fa, mi posso mettere a sedere anch'io? Grazie. Ah, ma la posso fumare una sigaretta? No? Grazie lo stesso. Ah, signor giudice. Anche lei al posto mio si sarebbe vendicata. Quando le impongono di mettersi in ginocchio, tutti i giorni, con qualsiasi mezzo o con qualsiasi scusa, anche lei avrebbe ucciso. Anche lei avrebbe fatto questo. Anche lei sarebbe impazzita, avrebbe fatto quello che ho fatto io. Vedendo la sua terra e la sua gente alla fame, umiliata e depredata da quelli che si definivano i suoi fratelli. Ogni giorno frequentavo i loro posti. Li conoscevo tutti. Ho visto con i miei occhi quello che riuscivano a fare. Tutti li ho visti. È un nero suo. Rina, Badalamenti, Greco, Liccio, Cutolo, Provenzano, Ciancimino, Faccia d'Angelo, Cuffaro e molti altri. E per quanto potessero essere diversi, avevano tutti lo stesso scopo. Il potere assoluto volevo. E perché dovrei essere condannato? In fondo io ho aiutato la legge. Altro che 41 bis. A sto mondo la gente poi parte e ci vogliono. Noi qua, parà qua. La signor giudice, qua al sud siamo romantici. Venimo sto quattro bestie come salvatori del mondo. Come coloro che ci daranno la salvazione. E siamo noi che ci siamo illusi da soli. E ci siamo illusi con ignoranza e con ostinazione. E non me ne fotte una minchia neppure di coloro che attraverso le banche l'economia ci faranno crollare. E non me ne frega niente se non li arresteranno mai. Come non me ne frega niente dei più grandi truffatori sono da al Parlamento, che comandano ancora. E tutti lo sanno, e tutti stanno zitti. E tutti si rassegnano. E tutte le volte. Signor giudice, ma lei c'è mai vissuto
allo Zen, o a San Cristoforo, o al Librino di Catania, oppure a San Paolo di Bari, a Scampia, a Rione Sanità, a Ponticelli, a Secondigliano, oppure là, a Quartogiano di Milano, nella famosa città d'Abbello. E a fare non risponde, signor giudice. Se nasci lì, rischi di diventare quello che diventano tutti. Dico, ma come non si fa a non capire? Quelli sono ghetti, perché qualcuno ha deciso che i ghetti ci devono essere. Perché, signor giudice, la società non vuole scontrarsi con i suoi errori di progettazione, non vuole vedere i suoi aborti viventi che camminano e vivono. E a qualcuno ci fa comodo così. E allora? Allora lasciano perdere. Fanno finta ai niente. Signor giudice, il 41 bis lo dovrebbe dare al Padre Eterno, non a me. Al Padre Eterno. Signor giudice, è così che ho deciso di prendere il posto di mio marito. Qualcuno, la famiglia, la doveva portare avanti. O no? Signor giudice, a questi gli va levato tutto, perché quelli tengono più al denaro che al loro nome, alla loro libertà e soprattutto alla loro famiglia. In che la famiglia? Signor giudice, noi non siamo criminali. I giovani ci amano. Minchia. Tutti ci amano. Ci venerano. Guardano le nostre gesta. Signor giudice, scusi. Se le sparano a 2000. Quelli si mettono una camicia con un decoro. E tutte si mettono la stessa camicia. Li imitano. Gli fanno il verso. Perché anche se sembrano sorridere, si cagano tutto sotto il culo. Signor giudice, io sono cresciuta con questa mentalità. Si vede. E non mi sembra sbagliata. Anzi, è un esempio per tutti. E tutti ci seguono perché noi pensiamo a loro. Signor giudice, a loro nessuno gli fa uno screzio, perché sennò ci tagliano la testa, ci pesciano una bocca e le iettano in una fossa. Signor giudice, mio padre mi ha sempre insegnato cose giuste. Un mondo migliore. Per questo ho seguito il suo esempio. Signor giudice, mio padre è morto incaprettato perché si rifiutava di stare a questo mondo corrotto. Ed è questo che mi ha insegnato. Stai le loro regole, o devi fare giustizia da solo. Signor giudice, mio padre amava la vita e non si vergognava di quello che faceva. Signor giudice, mio padre aveva paura della vita e si è vergognato perché non ha saputo reagire. Signor giudice, ho capito che ci vuole molta intelligenza per guidare questo gioco, che ha delle regole ben precise e che vanno rispettate tutte, dalla prima all'ultima. Signor giudice, ho capito che non ci vuole tanta intelligenza a vivere come pecore, e se queste regole vanno distrutte dalla prima all'ultima. Signor giudice, noi abbiamo problemi con la legge, e lei può aiutarci, ci dà 50.000 euro subito, e le altre entrate, Natale, Pasqua e Ferragosto. Signor giudice, ma questi avranno sempre problemi con la legge e nessuno deve aiutarli, e anche se passeranno 100 anni loro la pagheranno a Natale, a Pasqua e pure a Ferragosto. Signor giudice, noi lavoriamo tutti i giorni senza un giorno di vacanza, e il futuro del prossimo è la nostra preoccupazione. Signor giudice, questi non hanno mai lavorato e si fanno le vacanze a spese degli altri, e non daranno mai tregua a nessuno fino a quando il loro futuro non sarà garantito con la vita della gente per bene. Signor giudice, quelli come noi sono degli eroi. Signor giudice, quelli come loro sono carogne. Signor giudice, quelli come noi rendono fieri i poveracci. Signor giudice, quelli come loro hanno reso i poveri più poveri e ricchi ancora più ricchi. Signor giudice, quelli come noi hanno salvato il sud. Signor giudice, quelli come loro l'hanno seppellito il sud. Signor giudice, io me ne voglio tornare fuori per continuare a fare il mio dovere. Signor giudice, io me ne voglio stare in carenza, perché se mi esco ammazzo tutto quanto. Arrivo,
ma mi sembra giusto che uno deve abbassare la testa. Io non la abbasso la testa, dico, ma come si fa? Ma sono tutto da fanno i mafiosi. Il russo fanno i mafiosi, il cinese fanno i mafiosi, i sudamericani fanno i mafiosi, i polacchi, i rumeni, gli albanesi fanno i mafiosi. Minchia, pure gli africani che sono stati depredati di tutto fanno i mafiosi. E ognuno di loro fa come facciamo noi, sfruttano i propri simili, sfruttano la propria gente e lo fanno con la massima crudeltà. Ma perché non fate qualcosa perché tutto questo cambia invece di stare sempre con questi scartoffi ai mari? Minchia, a pensare che una volta soltanto noi italiani facciamo le mafiose. E invece no, sembra che oggi diventano tutto per danni e abbandonano onnipotenza. Ma voi fate come la gente comune? Condannate le prostitute per essere state ingannate e schiavizzate? Condannate tutti quegli spacciatori schiavi delle sostanze del denaro? Condannate tutti quegli immigrati che sbarcano le nostre spiagge se non vogliono prima e sono abbandonati, imprigionati, veri e propri ladri? Voi per caso condannate tutti gli illusi, gli incapaci di poter finalmente svolgere la propria vita e renderla migliore? Ma noi tutti dovremmo condannare i padroni di questa società, non i suoi figli. Dovremmo condannare tutti quelli che sono andati a vendere con la guerra e le armi il sogno di un mondo diverso, il sogno di un'illusione che svela continuamente la sua inumanità. Ma perché continuiamo a passare la testa? Voi lo sapete che qua in Italia ci stanno tante di quelle tasse, ma ci stanno le tasse più assurde d'Europa. Tipo, c'è la tassa sulle valute, la tassa sulla raccolta dei fumi, l'imposta sui forestieri, la gabella sugli sposi, l'imposta sull'uscita di casa, la tassa sull'oro, la misteriosa efficienza, la tassa sulle centrali fantasma, la tassa sulla memoria, la tassa sui debiti, la tassa sugli sfratti, la contribuzione volontaria obbligatoria, minchia la tassa sul morto, minchia la tassa sul morto, che posso sapere, ci hanno messo pure la tassa sul tricolore, minchia uno non può sventolare la bandiera di questa cazzo di nazione che rischia di pagare una tangente di 140 euro, minchia hanno inventato l'Equitalia, ma di come avere il dei conti, hanno inventato l'Equitalia, ma come ci si può fidare di loro che sono loro in primis che lottano perché il cittadino abbassi la testa e accetta un pizzo da pagare per tutto e per ogni cosa. Minchia, prima o poi ci danzeranno con l'aria che ci nesce da un culo. Non la dobbiamo abbassare la testa, perché soltanto persone come noi possono dare il buon esempio a tutti i fallimentari di questa società. Tiriamo su questa testa, non siamo dei semplici schiavi, perché noi tutti abbiamo bisogno del nostro coraggio e della nostra lucidità. Ho conosciuto, ho partecipato ingenuamente. Ho conosciuto e ho partecipato ingenuamente. Alle strategie dei mafiosi. Alle strategie dei mafiosi. E cercavano di mettere le mani sull'economia del nostro cercavano paese. Cercavano di mettere le mani sull'economia del nostro paese. Al tentativo di far sloggiare quel prefetto. Al tentativo di far sloggiare quel prefetto. O quel magistrato. O quel magistrato. Che erano diventati uno Stato. Erano diventati uno Stato. Perché facevano troppo bene il loro lavoro. Perché facevano troppo bene il loro lavoro. Ho commissionato il furto di ogni dignità umana. Ho commissionato il furto di ogni dignità umana. Grazie all'aiuto di migliaia di persone sparse in tutta Italia. Grazie all'aiuto di migliaia di persone sparse in tutta Italia. Dai colletti bianchi. Dai colletti bianchi. Agli intoccabili. Che frequentano i salotti bene della nostra nazione. Al tentativo di far sloggiare quel magistrato. Distruggendo tutti i giorni il vero senso dell'onore e della giustizia. Bene il loro lavoro. Attraverso il cinismo, il servilismo, il clientelismo e il potere. Ho peccato di connivenza, permettendo, nonostante tutti gli arresti dei rimpiazzi e dei rimpiazzi, di far rinascere un potere oscuro e quasi travagliante. Grazie.
Grazie ai figli e alle mogli di questi assassini. Alle mogli di questi assassini. Che hanno preso il loro posto. Che hanno preso il loro posto. E che hanno continuato a far vivere agli indifesi e agli impotenti. Hanno continuato a far vivere agli indifesi e agli impotenti. Una coscienza narcotizzata e impaurita. Una coscienza narcotizzata e impaurita. Ho continuato a diffondere una cultura della mafiosità. Ho continuato a diffondere una cultura della mafiosità. Come se fosse un dono. Come se fosse un dono. Una faccia amica. Una faccia amica. Come qualcuno di cui fidarsi per dargli vita. Come qualcuno di cui fidarsi. Abbiamo chiuso gli occhi. Abbiamo chiuso gli occhi. Quando abbiamo visto nascere interi cimiteri, colmi di uomini innocenti e morti ammazzati, che hanno urlato e denunciato questa infamità, nella totale assenza di noi, che sapevamo e che non abbiamo fatto niente perché tutto questo cambiasse, di aver partecipato ad ogni sorta di strage e sterminio in questo mondo marcio e corrotto. Ho ucciso. Quando ho abbandonato la bellezza in cambio della vanità. E ho chiesto scusa in per cambio questo. Della vanità. Ho chiesto scusa a tutti coloro a cui direttamente o indirettamente ho fatto del male. Anche se tutti non l'hanno fatto. Perché non l'hanno fatto coloro che attraverso la politica. L'imprenditoria, la Confindustria, ma soprattutto la massoneria, hanno accompagnato per anni i boss, per anni, nell'inesorabile degradarsi di questa società che si dimostra sempre più incivile e bestiale. Per questo ho cercato il perdono da mia madre, da mio padre, dai miei figli, per cui ho sorto loro la vera felicità in cambio di una falsificata che li ha resi per sempre schiavi e martiri senza speranza. Inutili. Per questo, signor giudice, il carcere me lo merito.